dico due parole. Buonasera, grazie a tutti quelli che sono qui in quest'ora avanzata e con questo caldo da giungla vietnamita. Ne vale la pena perché abbiamo il piacere di presentare Dubravka Ugrešić, che è senz'altro una delle maggiori scrittrici europee, però non diamo così classifiche graduatorie, che stasera ci presenta il suo romanzo Baba Yaga ha fatto l'uovo, che è un romanzo particolare, anche molto divertente, che avremo tempo di approfondire con l'autrice. Intanto, giusto per entrare così subito a contatto con le pagine di questo libro, cominciamo con la lettura che è stata preparata per voi, e così non facciamo discorsi senza avere un po' di carne concreta di scrittura su cui poterci appoggiare. Grazie. Sulle prime non le vedete, poi improvvisamente, come un topolino smarrito, si intrufola nel vostro campo visivo un dettaglio casuale: una borsetta da signora di foggia antiquata, una calza che è scivolata lungo la gamba e si è fermata su una caviglia gonfia, un paio di guanti lavorati all'uncinetto che coprono le mani, in testa un cappellino fuori moda, una chioma rada e bianca che riluce sui toni del violetto. La proprietaria della sfumatura violetta dondola la testa come un cagnolino meccanico e sorride di un sorriso tenue. Sì, sulle prime sono invisibili, vi passano accanto come ombre, beccano l'aria davanti a sé, procedono lente, trascinano i piedi sull'asfalto, avanzano con passettini da topo, si tirano dietro il carrello, si appoggiano ai deambulatori metallici, circondate da una moltitudine assurda di bustine e sacchetti, come un disertore ancora in pieno assetto di guerra. Alcune sono ancora in forma, con vestiti estivi, scollati e civettuoli boa di piume intorno al collo, o infilate in antiquate pellicce di astrakhan smaciocchiate dalle tarme, con volti su cui cola il trucco sciolto. D'altronde, chi è in grado di truccarsi per bene tenendo gli occhiali sul naso? Rotolano intorno a voi come montagne di mele appassite, mormorano qualcosa fra i denti, parlando con degli interlocutori invisibili, come fanno gli indiani d'America con i loro spiriti. Viaggiano sugli autobus, sui tram, sulle metropolitane, con un bagaglio dimenticato da qualcuno. Dormono con la testa abbandonata sul petto, oppure si guardano intorno, gli occhi sgranati, chiedendosi a quale fermata dovranno scendere e se in fondo si debba, poi, veramente, scendere. Qualche volta vi fermate per un attimo, soltanto per un attimo, davanti a una casa di riposo e le osservate attraverso il vetro. Sono sedute al tavolo. Passano le dita sulle briciole di panne rimaste lì, come se leggessero una lettera in braille, e mandano a qualcuno i loro messaggi incomprensibili. Sempre a me mi tocca, va bene. Ok. Bene, come avete capito di questo pezzo, uno dei temi centrali di questo libro è la vecchiaia. Nella fattispecie la vecchiaia delle donne, e l'invecchiamento delle donne, che fa un cortocircuito con una figura presente in tutto il folklore slavo, che è quello di Baba Yaga. Baba Yaga è la strega per eccellenza, la vecchia che vive in una isba, in una casetta con le zampe di gallina, che si muove, che si gira
e che mangia i bambini e che ha il naso adunco, una gamba di ferro, insomma tutta una serie di caratteristiche terribili. E quindi sostanzialmente c'è un contatto con l'idea che le vecchie sono streghe, sono esseri che sono sostanzialmente all'opposto di tutto quello che noi dovremmo essere, cioè la donna anziana è la cosa meno inglobabile nel nostro mondo, e quindi tira fuori, tra l'altro ha un'autrice che nella prima parte di questo libro, che è anche molto interessante per motivi così di composizione e di tecniche di narrazione che vengono usate in esso, perché nella prima parte, che è una parte che sembra totalmente autobiografica, cioè il racconto di una figlia alle prese con una madre che sta invecchiando, la seconda è una parte, diciamo così, più classicamente di invenzione, la terza è una parte in qualche modo stralunatamente saggistica, che ruota intorno alla figura di Baba Yaga. Quindi nella terza parte tutto ciò che riguarda le storie di queste donne, che in gran parte sono donne anziane, più o meno anziane, donne comunque a contatto con l'invecchiamento, venne messo in contatto con questa figura. Detto questo, dato che non mi sembra il caso di parlare io da sola, vorrei chiedere a Dubravka Ugrešić. Lei nella prima parte ha una narratrice in prima persona che dice, che esibisce il suo profondo fastidio verso il folklore, verso queste tradizioni folcloristiche, cosa che tra l'altro si tiene con i suoi libri precedenti, che hanno evitato questo, dove poi spesso tra l'altro storicamente il folklore, il folclorismo ha delle connotazioni nazionalistiche e politiche radicali nell'area balcanica, mentre qui tutto un tratto appunto c'è questo omaggio alla figura di Baba Yaga, cioè lo scandalo della vecchiaia e dell'invecchiamento femminile portava a voler in qualche modo tirar fuori questo immaginario così anche in tutti i sensi abusato. First of all, what led me to take Baba Yaga as a main character or as a theme of my book is complexity and complexity of her character. And then also I must say that yes, I took Baba Yaga as a character from Russian fairy tales, but as you know very well, the old hag is present in all mythologies of this world. You have it in Italy here, you have it in old Roman mythology, you have it in Greek mythology, you have it in all mythologies of this world. So when I hear from some readers saying that it is culturally, the book is quite culturally incomprehensible for them because they've never heard about Baba Yaga ever, then I don't know what really to answer, okay? So it's an extremely old character,
it goes deep, deep to all mythologies of this world. It's a complex character, it's an ambivalent character, polyvalent character. So everything about her is extremely interesting. Especially what is interesting about her is her dissidentship. I mean, she's one of the biggest dissidents pushed into the deep forest because humanity was never, and it is not now, ready to confront the old age, and especially female old age. And she's the representative of that entirely discriminated human category. Allora, prima di tutto devo dire che ho scelto questo tema di Baba Yaga per un motivo particolare, ovvero proprio per in virtù della complessità di questo personaggio. Ed effettivamente sì, come avete sentito un attimo fa, Baba Yaga è un personaggio che io traggo dalla tradizione favolistica russa, ma in realtà, se ci pensiamo, in tutta la mitologia c'è questa figura della strega cattiva, la strega cattiva che troviamo nella mitologia italiana stessa, che troviamo nella mitologia greca. Quindi quando ad esempio un lettore mi viene a dire io ho trovato ostico dal punto di vista culturale il suo libro perché non fa parte della mia cultura, della mia tradizione, francamente non so cosa rispondergli. È sicuramente un personaggio estremamente vecchio, è una signora molto anziana, e anche proprio come tradizione va molto indietro nel tempo, e appunto si rifà alla mitologia che la descrive come un personaggio molto complesso, un personaggio ambivalente e un personaggio anche polivalente. Tutto di lei per me è molto interessante, in particolare un elemento che la caratterizza, ovvero il fatto che è profondamente dissidente, e il motivo per cui vive laggiù sperduta nella foresta è proprio perché l'umanità non è pronta a accettare, a fare i conti, diciamo così, con l'età avanzata, soprattutto in una donna, in una figura femminile, cosa che appunto viene rappresentata dalla Baba Yaga e che va quindi anche a rappresentare quella che è poi la discriminazione nei confronti delle donne di una certa età. Dico soltanto per rafforzare appunto quello che ha detto appena Dubravka Ugrešić. Cioè, in italiano, tra l'altro lei lo cita, non solo c'è la befana, il dire sei una befana, no? Ma c'è un termine che non so se lei conoscesse, che però viene usato nella traduzione, che è babbione, sei una babbiona, no? Che vecchie babbione, che ti dà tanto l'idea, va bene che ci sono anche i babbioni, però insomma ti dà molto l'idea che in qualche modo ci sia una qualche tipo di fratellanza in questi vocaboli che in qualche modo rimandano a una vecchiaia che viene sempre un po' esercitata attraverso il ridicolo, attraverso dei tratti grotteschi, come hanno appunto, come vengono attribuiti a queste figure un tempo mitologiche, poi dopo soltanto folcloristiche, dei tratti abbastanza grotteschi. Un tempo erano delle grandi dee, adesso se no sono delle streghe dal potere limitato e dai tratti caricaturali in qualche modo. Passiamo la parola ad Andrea. Allora, intanto buonasera. Io sono una persona vivendo in un diciamo in un'epoca, in una parte del mondo tendenzialmente razionalista o di fede razionalista, di fede cartesiana, sono una persona molto superstiziosa.
sono una persona molto superstiziosa e terrorizzata, totalmente impanicata da qualsiasi coincidenza, dalle logiche di le apparizioni, le streghe. Se qualcuno mi dice che una strega c'è, se me lo dice qualcuno che è in grado di essere convincente o ha qualche credito in me, se trova qualche credito in me, io ci credo. Allora, quando ho cominciato a leggere il libro Baba Yaga ha fatto l'uovo, ci eravamo appena trasferiti in una casa, non sto a farvi l'autobiografia che è poco interessante, ma eravamo trasferiti in una casa nuova dove siamo tuttora, e poco dopo aver iniziato a leggere Baba Yaga ha fatto l'uovo, sono uscito di casa in esplorazione nel quartiere e mi sono imbattuto esattamente, credo, a 95 metri da casa, dal portone della nostra abitazione, e sono incappato in un bar che non avevo mai visto, neanche quando ero passato in quella zona, che si chiamava La Casa di Baba Yaga, per cui si è visualizzata, è comparso questo bar che è tuttora lì. Io però ho avuto, insomma, una forma di soprassalto. Ora, questo c'entra e non c'entra con quello che stiamo dicendo. Come diceva Elena prima, ci sono questo libro ha una natura totale, composita, complessa. Diceva lei giustamente che c'è una prima parte che sembra autobiografica o comunque che ha degli elementi riconoscibili che coincidono con alcuni elementi della biografia dell'autrice, una seconda parte che è appunto più relativa a questo spazio di finzione, relativo alla impossibilità o non volontà di invecchiare, o comunque la vecchiaia come oggetto di interesse o disinteresse, e questa terza parte saggistica. Però nella prima parte, ed è uno dei temi cari all'autrice, che a questo punto io non so più come pronunciare, perché l'ho sempre pronunciata Ugresic, invece la pronuncia, no, credo sia diversa. Non lo so, perché io posso sbagliare gli accenti. Ugresic. Fine, ok. Allora Ugresic. Posso continuare a pronunciarla senza evitare di nominarla. Sono io quella che ha spostato gli accenti alla cieca. No, io a questo punto... Alla cieca senza la I. Io a questo punto ero totalmente inibito, quindi non avrei mai più pronunciato il suo nome. I will say a footnote later about that. Ok. Allora, uno dei temi cari a Dubravka Ugresic, anche in un libro che vi consiglio, che è molto molto bello, che si intitola Vietato leggere, pubblicato sempre da Nottetempo, e che raccoglie molti testi tra l'autobiografico e il saggistico di Dubravka Ugresic, come vedete adesso la nomino continuamente perché ho ragione di poterla nominare, e in questo libro, nella prima parte, si parla anche dell'esilio, o meglio, si parla della possibilità di vivere altrove pur provenendo da un'altra terra, senza essere, dice in Vietato leggere, mischio un po' i libri, senza essere né cacciati, ma semplicemente avendo deciso che il proprio luogo nel mondo è un altro. Ora, questo aspetto dell'esilio ha qualcosa di molto interessante e che si lega, per quanto mi riguarda, alla struttura di questo libro. Ovvero, l'esilio significa andare altrove, costruirsi un mondo che sia mondo, che sia pianeta, e che sostituisca in qualche modo il piccolo pianeta da cui si proviene. E il mondo dell'esilio in cui si sta, della nuova patria, del mondo in cui si sceglie di andare, è un mondo che è fatto di tante cose, che è fatto di una lingua, che è la vera, diciamo, la vera casa della lingua con la quale si decide di scrivere, e che in qualche modo il luogo in cui si risiede, indipendentemente dal fatto che si andrà all'estero, che si vive in un altro paese. Norman Mania la chiama la lumaca, Norman Mania fuggito invece dal
dalla Romania di Ceausescu e si è portato dentro la sua lingua e dice: uno scrittore esule è come una lumaca, si porta sempre dietro la propria casa e la propria casa è dentro la sua lingua. Ecco, nella prima parte di questo libro si presenta questo mondo alternativo, e questo mondo alternativo appunto è il mondo di una donna che vive in un altro paese, che vive ad Amsterdam, che vive in Olanda e che ha la madre che sta nel luogo d'origine dove risiede la lingua, eccetera eccetera. Ecco, in questo luogo, in questo piccolo nuovo mondo, è come se, questa è l'impressione che ho avuto io quando ho letto il libro, è come se in questo nuovo mondo dovesse esserci tutto, è come se questo nuovo mondo che è l'esilio e che è il romanzo dovesse contenere tutto, è come se dentro la valigia, dentro la lumaca, dentro la chioccia della lumaca, l'esule, la persona che se ne va, la protagonista della prima parte del racconto, quindi della parte quella che noi chiamiamo autobiografica, è come se avesse bisogno di mettere dentro questa chioccia tutto quello che ha e tutto quello che ha avuto. In qualche modo questo tentativo di andarsene, questa necessità di doversi portare tutto dietro, è come il tentativo anche di provare a dar vita a un mondo effettivamente nuovo, è come se ci fosse un desiderio di maternità, è come se ci fosse il tentativo da un mondo che si è lasciato di crearne un altro che abbia una sua autonomia, una sua sufficienza, che in qualche modo contempli l'esistenza del resto, però che in qualche modo basti a se stesso. Ecco, l'impressione che ho avuto io quando ho letto questo libro, che contiene dentro appunto tanti temi, tra cui quello della vecchiaia e quindi della impossibilità poi di essere madri ancora, e che contiene dentro le streghe che si visualizzano in varie parti del mondo, l'ultima parte parasaggistica diciamo racconta proprio come queste streghe si visualizzano, compaiano in tante tradizioni culturali, dalla tradizione russa a altre tradizioni, compreso ovviamente il bar sotto casa mia, che è l'ultimo posto in cui è stata avvistata Baba Yaga. Ecco, a me sembra che questo romanzo rispecchi, ma questa ovviamente è una lettura, è una suggestione che do a Dubravka, che questo romanzo rispecchi esattamente questo tentativo di ricostruire un mondo intero da un'altra parte, e in un mondo intero le cose non sono un'unica storia, non hanno un'unica armonia. In un mondo intero, quando si fugge o quando si decide di abbandonarlo, nella valigia ci si mette di tutto, e nella valigia ci si mette una parte della propria storia, e quindi la primissima parte del libro, e anche una parte della propria storia che è quella che è rimasta a casa, e in questo libro è la storia della diciamo il legame con la mamma che sta e che sta invecchiando e che ha bisogno dell'aiuto della figlia. Dentro la valigia ci si mette anche il destino verso il quale si sta andando, che è la seconda parte del libro, che è una parte appunto più narrativa, in cui la vecchiaia si esorcizza, si tenta di eliminare, si tenta di neutralizzare. E in questo, che è in qualche modo è il destino verso cui si va, se nella prima parte appunto c'è ancora un legame con la terra d'origine, nella seconda parte in cui si racconta della vecchiaia è più che altro il destino, il futuro, quello che è più fosco e quello che si fa diciamo più drammatico in un'età che non contiene più così tanto futuro. E però contiene contemporaneamente quel bagaglio, quella valigia, quella chioccia della lumaca che ci si è caricati dietro, contiene anche il resto. E il resto è un misto tra il tentativo di spiegare il mondo e di conseguenza la forma saggistica della terza parte di questo libro, che quindi ha il tentativo di spiegare, di razionalizzare, e però contemporaneamente la paura di tutto questo, che sono le streghe, che è la paura appunto di qualcosa che di fronte all'ignoto, cioè quello che si è lasciato e verso cui si va, in qualche modo si cerca di esorcizzare. Gli antichi cartografi, si dice, poi non è così confermato, ma gli antichi cartografi, i cartografi romani, pare fino al Medioevo,
gli antichi cartografi man mano che scoprivano il mondo disegnavano le cose che trovavano. E poi c'era un momento in cui poi non trovavano più nulla e quindi il disegno finiva, e in quel punto comparivano tre parole, e queste parole erano hic sunt leones, cioè di fronte all'ignoto ci sono i leoni. Io ho addirittura, credo addirittura che la letteratura nasca da lì, le parole nascano proprio da quella soglia, cioè dal momento in cui si arriva a una parte del mondo che poi non si conosce più, compaiono le parole, compare la necessità di mettere attraverso le parole qualcosa che può essere superstizioso, può essere animale, in questo caso sono i leoni. Ecco, io voglio pensare che l'ic sunt leones che mettevano i cartografi romani è come la casa di Baba Yaga che sta sotto casa mia, ovvero c'è un punto oltre il quale, andandosene, facendo un viaggio verso l'ignoto, a un certo punto compare la strega, che è chissà dove staremo andando. Grazie. I don't know what to say because it was not really a question, right? So, but no, it's great, great that you live nearby this place called Casa Baba Yaga, because you could also, I mean, there is a more probability that today anybody would live near the place called Casa de Baba Yoga, not Baba Yaga, so. So you are a lucky one, and besides, Baba Yaga, she would like you too, because first of all, you are handsome, and she is still a woman, although it is not quite sure. In Russian movies, fairy tales from 40s, these are beautiful black and white movies. Baba Yaga was always played by a male actor, so she's also... So she would like you not only because you are handsome, first of all, but because you are polite. So on the road to your destiny, she will certainly help you. So that's what she does. She's capricious. She sometimes helps. She does sometimes not. I mean, it's her choice. So some people, travelers, annoy her, and then she's ready to do some evil. And sometimes she likes them, and then she awards them with very useful presents, like speedy horses, like magical objects, and so on and so forth. Allora, innanzitutto non posso rispondere perché non è effettivamente una domanda, ma è sicuramente molto interessante quello che abbiamo sentito. Mi fa molto piacere comunque che tu viva così vicino alla casa di Baba Yaga, anche perché di questi tempi è molto più probabile vivere vicino alla casa di Baba Yoga, quindi insomma tutto considerati fortunato che vivi vicino alla casa di Baba Yaga. E lasciami anche dire che sicuramente a Baba Yaga tu piaceresti moltissimo, non soltanto perché sei un gran bel ragazzo, e Baba Yaga dopo tutto è una donna, ma anche se in realtà dovete sapere che nei film russi dove veniva rappresentata appunto Baba Yaga, a recitare il ruolo di Baba Yaga erano spesso attori, quasi esclusivamente attori maschili. Comunque a Baba Yaga piaceresti molto non soltanto perché sei un gran bel ragazzo, ma anche perché sei molto educato, perché dovete sapere che Baba Yaga in questo caso ad esempio sarebbe disponibilissima ad aiutarti a raggiungere questa destinazione di cui parlavi. Baba Yaga è sicuramente una donna molto capricciosa, una donna che decide un po' sull'onda del momento, è una reazione molto istintiva, e quindi o le piaci o non le piaci, e alcune persone le danno fastidio, e a quelle che danno fastidio ovviamente fa cose poco piacevoli, però se invece ci sono persone che le piacciono, beh, in questo caso fa cose molto gentili nei loro confronti, fa loro dei bellissimi regali, ad esempio può regalare dei cavalli che vanno velocissimi, oppure anche una serie di oggetti magici.
Ecco, la domanda allora, alla fine del discorso precedente era sulla struttura di questo libro, cioè sul, questa è proprio anche una curiosità mia, sulla composizione del libro, ovvero la curiosità proprio personale è se le tre storie, le tre parti di questo libro siano state composte una di seguito all'altra, oppure se lavorasse contemporaneamente su tre tavoli, che è un... Okay, first of all, when I've chosen that the theme of my book was going to be Baba Yaga, then I did a lot of research. So I was reading all sorts of Slavic mythologies and especially Russian Encyclopedia of Myths, prop theoreticians of folklore, Russian, and also some of them Yugoslav, and so on and so forth. So I did a lot of research, and it was the best part of the job of writing the novel. So I wrote much more than it was necessary, and then it was, at one point, it was the danger that I will write a scholarly book instead of a novel. So that obsession should have been stopped, and I did. At the same time, parallelly, I lived through a very personal story, and that was the story of aging and slow dying of my mother. So I myself, I was confronted with one of the deepest emotions we have. We do not admit that because that's how we are wired, you know, to live our lives and not to be connected too much with our parents in order to reach our own personal freedoms and our own life and so on and so forth. But that period was extremely painful, emotional. I was so deeply connected with my mother, and that these two I would say works, jobs, or whatever, they went parallelly. So, bit by bit, I already had the structure of my novel. So, what I did is that I made a novel of three parts. Why three parts? Because it's a magical number. It's a magical number in mythology, in fairy tales, and so on and so forth. I mean, I could make it 4, 5, 7, 9, but important is that number is 3. Then I wanted each part to be different, totally different narration, and I think I managed to do that. Should I stop now? Oh, okay. I managed to do that. Because the first part is, let us call it autobiographical. It's not entirely autobiographical, but let's say it's a plain, very restricted, sort of intentionally cold observation of the old age from the point of view of a daughter, so it's a daughter-mother relationship. The second part of the novel is a modern fairy tale, which in comparison with a classical fairy tale does something new. And Baba Yaga is always an episodic character in every fairy tale. Here, we have three Baba Yagas who are main characters in the fairy tale.
And the third part is, some people call it anthropological part, is also, of course, a literary part, is a game, because it is written from the hand of a literary character, which is Abba Bagai, Baba Yaga, Abba Bagai, scholar, which tries to explain to the editor Baba Yaga logoji, I mean, for the Baba Yaga for the beginners. So how that works, that each part explains the part, the other two parts. So they work together, they explain each other, they are in polemics with each other, they all work in bringing this character of Baba Yaga, a story, a metaphor, a symbol, all together. Why I did it? Why this novel? This novel, I think it's a feminine, not because majority of the characters are women, and not because it is written by a woman, but simply because I hate authoritarian narration. I hate it in my essays, I hate it in my novels, and we writers, we are always on the verge to be priests, preachers, prophets, politicians, which is this really disgusting, but that's how it is. Just give us a mic. Give us a mic and we won't stop talking and conquering the audience. So, knowing that in advance, I try to make a novel which will be open, which will have many voices, which won't give you one message, but dozens of messages, and which won't be close, which wouldn't give you one totalitarian, authoritarian picture of the world. And I think I managed to do that. Allora, una volta scelto il tema su cui scrivere, appunto Baba Yaga, ho cominciato a buttarmi a capofitto nell'attività di ricerca, ricerca che mi ha portato a studiare la mitologia slava, ho studiato l'enciclopedia del mito russo, l'enciclopedia del folklore, anche non soltanto russo ma anche per quanto riguarda tutta la zona della Jugoslavia e poi appunto dell'est, diciamo così. Quindi mi sono buttata a capofitto, ho fatto un sacco di ricerca e questo devo dire è stata forse la parte più bella del mio lavoro nello scrivere questo libro. Ho scritto in realtà alla fine molto più di quanto fosse poi necessario per pubblicare il libro e mi sono resa conto che c'era un rischio, c'era il rischio che il mio libro diventasse troppo serioso, troppo professoriale. E veniva meno quindi la sua dimensione di romanzo. E ho deciso quindi che era un'ossessione che era meglio, a cui era meglio mettere fine a quel punto. E in parallelo, comunque, mentre mi occupavo della ricerca, volevo anche che venisse fuori quella che era la mia storia personale di donna la cui madre stava diventando vecchia, anziana, la cui madre stava male, stava morendo. E quindi donna che si trovava a dover fare i conti con delle emozioni molto profonde, molto forti. Cosa queste emozioni così profonde che noi non siamo abituati ad ammettere perché siamo programmati a far finta che non ci sia poi tutti questi questi legami così profondi con i nostri genitori, c'è l'indipendenza economica, ognuno ha la sua vita. In realtà per me è stato un periodo di grandissime emozioni molto molto profonde e di grande dolore e io avevo un legame molto profondo e molto solido con mia mamma, quindi questi due canali si sono evoluti in parallelo e un po' alla volta il romanzo quindi ha preso forma in questo modo, ha preso la sua struttura, tre parti perché tre è il numero magico per eccellenza, avrei potuto scriverne quattro, cinque, nove parti, però in realtà
in tutta la mitologia, nelle varie tradizioni anche de favolistiche, un po' di tutto il mondo, il 3 è il numero magico per eccellenza. E poi volevo assolutamente proporre dei modi diversi di narrare in ciascuna di queste parti, cosa che a mio avviso sono riuscita a fare in maniera abbastanza soddisfacente. La prima è quella che vogliamo definire autobiografica, e più limitata e intenzionalmente fredda, come una sorta di osservazione della vecchiaia e dal punto di vista della figlia. La seconda parte invece è una sorta di versione moderna della favola più classica. C'è un elemento nuovo che caratterizza soprattutto il ruolo di Baba Yaga, che in passato aveva sempre avuto, diciamo, dei ruoli episodici secondari, mentre in tutte queste parti torna ancora in tante, non solo una ma tante Baba Yaga, e sono tutte tra l'altro protagoniste delle diverse storie che propongo. E poi invece c'è la terza parte, la parte più antropologica, definita così, che è una sorta di gioco in cui c'è un personaggio che si chiama appunto Ababagai Baba Yaga, quindi come dire un anagramma del nome, cerca di spiegare attraverso una ricerca, degli studi molto approfonditi, una sorta di corso Baba Yaga per principianti, per capirsi. Insomma, quello che mi piace di più di questo libro è che ognuna delle varie parti serve a spiegare le altre due, insieme funzionano benissimo, ognuna è un po' in discussione, in polemica con le altre due, però entrambe riescono a fare emergere una serie di aspetti diversi, che possono essere sia i simboli che emergono più in certi contesti, la storia che invece ha la meglio in altre situazioni. Ora, perché, vi chiederete, ho fatto una cosa del genere? Beh, sicuramente è un romanzo femminile, non soltanto perché chi l'ha scritto è una donna, non soltanto perché le protagoniste sono tutte donne, ma perché io devo confessarvi che odio gli autori che scrivono in maniera secondo una narrazione autoritaria. Gli scrittori, secondo me, tendono a essere un po' preti, profeti, diventano addirittura ogni tanto dei politici, cosa che io trovo abbastanza disgustosa. Dategli un microfono e non smetteranno più di parlare, cercando di intortare tutto il pubblico che si trovano davanti. Ecco, io ero molto consapevole di tutto questo e quindi ho cercato di produrre un romanzo che fosse diverso, che fosse aperto, che non avesse una voce sola ma tante voci, che non potesse comunicare un messaggio solo preciso ma tanti messaggi diversi, un romanzo che non fosse chiuso ma soprattutto appunto che non fosse autoritario. Bravissima. Io vorrei allacciarmi un attimo a questa considerazione sulla natura anti-autoritaria della narrazione, che è una cosa molto centrale e che forse, su cui forse, per farvelo capire meglio, bisogna dire due cose, cioè che c'è una parte, questa seconda parte, questa fiaba moderna che si svolge in una località termale cieca, dove ci sono queste tre vecchiette, una molto vecchia, le altre insomma, diciamo da fine 80 a 70enne, forse la più giovane 60enne, cioè questa trinità babaiagica che vanno lì e hanno questa sorta di ogni sorta di avventure. Ed è una parte molto divertente, con questi elementi favolistici, con degli elementi favolistici, ma molto moderni, con degli aspetti molto moderni, con degli aspetti anche molto che fanno di linguaggio contemporaneo, di cose di cattivo gusto contemporaneo. Cioè, ad esempio, una cosa che io ho trovato geniale è che la più anziana di queste tre, la più vicina all'iconografia più classica di Baba Yaga,
Alla fine le tre amiche vanno a fare un bagno in questa splendida piscina termale, per loro tre un party, e la più anziana, di cui già viene descritto il fatto che sia proprio tutta curva e secca, una piccola donnetta che nella vita ha fatto la ginecologa, a questa donna riescono a recuperare al paese un costume con i Teletubbies. E quindi questa vecchia, con l'artiglio della Baba Yaga, con tutto, fa questo bagno vestita col costume dei Teletubbies, e così, così agghindata su una sdraio di quelle gonfiabili, fluttuanti, in questa bella località formale, muore, cosa che è suo profondo desiderio, quello di trovare la porta d'uscita. Infatti la trovano lì le altre amiche che stanno a bordo di piscina a bere champagne, trovano che lei se n'è andata e ha le sue mani a forma di artigli alzate in segno di vittoria. Ora, di questa donna, no, con queste caratteristiche comiche, grottesche, a un certo punto viene riraccontata la storia, che è una storia assolutamente terrificante. È la storia di una donna che è stata di una storia di famiglia mezza ebrea con un marito ebreo, che hanno dovuto mandare via la loro prima figlia a Londra, prima in Inghilterra, prima che scattassero le leggi antiebraiche molto dure in Croazia, perché in Croazia c'è stato un fascismo, un antisemitismo molto forte, che fa fare la partigiana, che dopo la guerra finisce nel gulag, sull'isola di Goliotok, gulag jugoslavo, che non riuscirà mai più a recuperare la figlia perché la figlia non la vuole più riconoscere. Insomma, una storia in cui in poche pagine ci sono dentro gli orrori della storia. Stessa cosa vale sempre in questa parte, diciamo così, leggera, favolistica, per un personaggio che in qualche modo corrisponde all'eroe buono e stupido dei racconti alla Baba Yaga, che è questo ragazzo che sta alle terme a fare il massaggiatore, agghindato in maniera molto kitsch, perché c'è tutta una presa in giro di questo mito del wellness, del kitsch, di tutti questi nuovi ricchi, cioè anche della volgarità moderna. Lui si deve vestire come un ottomano, è un ragazzo molto bello, si presenta come Suleimano con un inglese assolutamente terrificante, e in realtà e tutti lo ammirano, e c'è persino un signore che viene dall'America a cercare di arruolarlo perché lui è così bello e c'è l'arnese sempre in piedi, e in realtà questa cosa così grottesca è effetto dell'esplosione di una granata quando lui era bambino e stava a Sarajevo durante l'assedio di Sarajevo. Cioè una caratteristica di questo libro, ma un po' in genere della scrittura di Dubravka, è quello che il comico e il tragico non sono separati, così come su un livello ancora più evidente, ancora più sconcertante per certe abitudini nostre di lettura, non c'è differenza, no? Non c'è decisione se il racconto è vero, quindi la storia della figlia della madre, che è una storia autobiografica, e noi ci immedesimiamo con queste immedesimazioni, non è più vera della parte finale in cui compare un personaggio che c'era stato presentato nella prima, questa Abba Bagai, viene introdotta come un personaggio che fa conoscenza della madre, fa conoscenza di Dubravka a un certo punto, e ce la ritroviamo alla fine che come un alter ego della Baba Yaga, quindi è un'altra
cosa che proprio che viene, come dire, sabotata dalla scrittura di questo libro è la distinzione fra il realistico, l'irrealistico, il letterario, il non letterario, che così anche questo è, come dire, credo in un certo senso una rivolta contro i canoni d'autorità, no? Che ci impone, ci impongono certe concessioni del discorso e della letteratura. Ecco, la domanda che potremmo fare è che cosa, insomma, sulla funzione ad esempio del comico, no? Questo libro. Yeah, no, there are again we are again at this theme of authoritarian speech. Authoritarian speech or authoritarian narration doesn't allow you humor, because humor sabotages the authority always. So any book which has that humorous part is can't be authoritarian narration. And then also, it's of course it's that play with the genre of a fairy tale. I mean, it is, fairy tales are full of humor. So so that's it. And the only problem is how do you understand the things, you know, and what is your cultural background? What is your literary background? I got a wonderful, absolutely wonderful review in American press, for instance. But there, the reviewer said for the second part, oh, everything is so unbelievable in that second part that it can't happen in reality. It's too much. It's Hollywood. So, because her background is Hollywood. Hollywood is the Baba Yaga word for is singing. Baba Yaga is singing. It's maybe playing. It's time to say goodbye. Io l'ultima cosa, scusa. Rapidamente, sì, effettivamente per quanto riguarda i discorsi autoritari, la narrazione autoritaria, tutto quanto è autoritario non lascia molto spesso allo humor, alle parti umoristiche, perché vanno proprio queste parti umoristiche a sabotare quell'autorità che troviamo in questo tipo di scritti. Quindi qualsiasi libro che contenga dello humor non può per forza essere una narrazione di tipo autoritario. Inoltre ho cercato di giocare un po' con il genere letterario della favola, che è sempre pieno di humor, anche se effettivamente c'è un problema, perché molto dipende da come viene accolto, da che tipo di background ha legge, chi si rapporta appunto a quello che scrivo. Io ad esempio negli Stati Uniti mi hanno fatto una splendida recensione, erano entusiasti nel mio libro, però mi hanno detto soprattutto la seconda parte è piaciuta tantissimo, perché era veramente incredibile, cioè era una cosa completamente impossibile, hollywoodiana, era una descrizione assolutamente hollywoodiana, troppo, c'è veramente troppo di tutto in questa seconda parte, quindi un'interpretazione quantomeno, come dire, particolare. E adesso appunto, come avete sentito, Baba Yaga ha messo lo zampino e forse vuole dirci che dobbiamo salutare. Ci diceva lei. Io voglio concludere soltanto prima di magari lasciare, avevamo pensato di fare anche un'ultima piccola lettura e volevo dire due cose, che da un lato appunto prima dicevo che questo era un libro che sembrava contenere dentro tutto il mondo, cioè contenere dentro tante narrazioni diverse del mondo e da un certo punto di vista sembra esattamente come questo luogo che contempla che si possa parlare
di, diciamo, del genere del romanzo autoritario e contemporaneamente si possa suonare la gran cassa. E l'altra cosa che volevo dire, con cui vorrei concludere, è che queste tre donne che sono in dialogo nella seconda parte, quella che appunto negli Stati Uniti è stata definita strabiliante, compongono un universo a sé stante. Questo libro, le tre parti di questo libro, che sono in profondo dialogo tra di loro e con una personalità ciascuna a sé stante ma molto diversa l'una dall'altra, è come se fossero le tre amiche della seconda parte del libro, è come se fossero le tre amiche dentro lo stesso libro. Io ringrazio tantissimo Elena Janacek che è stata con noi, ringrazio, io non ricordo il nome, Sara Cominetti, grazie. Sara Cominetti per aver tradotto, e soprattutto ringraziamo moltissimo Dubravka Ugresic. Da casa nostra gli ospiti, a differenza di quelli di Pupa, uscivano con le scarpe pulite. La mamma prendeva di nascosto le scarpe che i visitatori si toglievano sulla porta e le portava in bagno, dove ripuliva le suole dalla polvere o dal fango. Era ossessionata dalla pulizia. L'appartamento scintillante, le tende lavate di fresco, il parquet lucidato, i tappeti appena puliti, gli armadi con i vestiti disposti ordinatamente, la biancheria perfettamente stirata, le stoviglie linde, il bagno che brillava, i vetri delle finestre senza neppure una macchiolina, ogni cosa al suo posto. Tutto questo le dava la più grande delle soddisfazioni. Durante la mia infanzia ci terrorizzava mio padre, mio fratello e me con la pulizia. Accompagnava la pulizia quotidiana con la frase «Non vorremmo mica diventare puzzolenti come...» e poi aggiungeva i nomi di persone che a quanto pare erano terribilmente puzzolenti. Lo sporco faceva sempre il paio con la parola vergogna. Che vergogna! È una vergogna per quanto è sporco! Quando ero piccola mi metteva in un angolo, chiudeva l'angolo con una cassetta e sulla cassetta metteva i miei giocattoli. Rimanevo imprigionata nell'angolo finché le pulizie giornaliere non erano finite. E grazie, non ricordo il nome. Alessandra Terri. Alessandra Terri. Per chi volesse acquistare il libro o i libri, sono disponibili alla libreria qua accanto.